Beh, grazie, con un po' di ritardo ma abbiamo dato modo alle persone di assistere fin dall'inizio a quello che può essere un momento di lavoro alla fine di un periodo di riflessione che ha coinvolto la Chiesa sui massimi livelli. Innanzitutto vi presento chi abbiamo con noi, l'avrete già letto dal volantino nelle molteplici versioni con le quali è circolato, abbiamo cambiato giorno, data, ora, abbiamo anche luogo, abbiamo anche provveduto a rendervi la vita difficile con, no, il relatore è lo stesso, abbiamo rendervi la vita difficile con la nebbia, però, quindi, esatto. No, non c'era nessuno dopo di te, abbiamo detto, vabbè, allora qui bisogna fermarsi. Però almeno diamo giustizia del fatto che si parte con una notizia positiva, cioè, la notizia positiva è che siamo riusciti a farlo questo incontro, ma innanzitutto che abbiamo deciso di focalizzarci sull'idea della bellezza della famiglia. Questa non ci è venuta in modo naif. L'annuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buona notizia. Questo è il terzo paragrafo della relazio post-sinodale. Questo ci sembrava che desse una chiave molto diversa rispetto a quella attorno alla quale si sono rigirate molte delle discussioni degli ultimi mesi. E abbiamo invitato qui a illustrarci che cosa è successo al sinodo. Innanzitutto un caro amico, che poi è anche un collega all'Università di Padova, è docente di diritto canonico ed ecclesiastico sia a Padova che alla Pontificia Università Urbaniana, che è tecnicamente l'Università del Papa, Giacomo Bertolini, avvocato no rotale, taglio a tutti gli altri, esatto, però quello che ci serve dire è che è stato nominato dal Papa esperto, quindi perito, al sinodo che si è svolto recentemente sulla famiglia. Chiariamo molto molto brevemente qual è il senso dell'incontro? Il sinodo visto da vicino è stato un po' un'invenzione di Eugenio Andreatta, ma ha colto nel segno, scrivemo un nome e un cognome alle cose. Abbiamo qui la possibilità di ascoltare un testimone. Dico testimone perché chi l'ha conosciuto l'ha già riconosciuto come una persona credibile, ma innanzitutto è una persona che ha visto da dentro il sinodo e che quindi ci può informare su quello che è successo, al di là dei contrasti, delle contrapposizioni e della retorica, della narrativa che sono sorte a margine del sinodo e dopo il sinodo. Oltre al lato informativo, lo dico perché mi sembra importante, naturalmente per avere delle informazioni bisogna avere una persona attendibile, cioè che sappiamo che ci riferirà quello che si è verificato. Abbiamo a che fare con qualcuno che vuole aiutarci in un lavoro. L'associazione Rosmini in questo senso si è impegnata un lavoro personale di ciascuno e con molti amici a capire che cosa ha detto il sinodo e da dove nascono le preoccupazioni del sinodo. In questo senso Giacomo è qualcuno che ci dirò Giacomo, non riesco a dire altrimenti per l'amicizia che ci lega, perché ci dà la possibilità, ci stimola ad un giudizio, dove il giudizio non è innanzitutto quello di Giacomo, è il nostro. Giacomo ci dà la possibilità di giudicare, cioè di paragonarci con quello che è accaduto. Ripeto che è un testimone proprio perché provoca la possibilità in ciascuno di poter giudicare. In questo senso abbiamo già le coordinate sulle modalità con le quali si svolgerà questo incontro. Faremo alcune domande a Giacomo e poi apriremo la possibilità a chiunque di fare delle domande, perché appunto un testimone è qualcuno che non si sottrae a un rapporto. Allora, finito il pistolotto iniziale, ringraziando la presenza del professor Butturini, che ha animato per anni la discussione sulla storia della Chiesa, in particolare Sant'Agostino, grazie al professor Tantardini che veniva invitato dall'Associazione Rosmini a Padova, quindi lo ringraziamo della presenza, quindi segno di una fedeltà dell'amicizia. Passiamo a un po' di domande. Adesso lascerò naturalmente parlare lui, non vi terrorizzate, farò delle interventi molto brevi per lasciar parlare lui. Quindi innanzitutto grazie Giacomo di essere qui. La prima domanda è una domanda da neofiti, quasi imbarazzante, cioè spiegaci bene
Che cos'è il sinodo e che genere di lavoro avete svolto? C'è una serie di narrative anche su quale ruolo ha il sinodo e quale ruolo ha avuto il sinodo. Non possiamo, mi sembra a questo punto invece che porci solo il problema architettonico, non porti la domanda innanzitutto di come si colloca quel frammento, cioè che cosa fare della situazione dei divorziati e risposati, detto in ultima sintesi, rispetto alle preoccupazioni della Chiesa. Cioè, visto che il sinodo è attivato all'interno della vita della Chiesa, perché ci si concentra su quel punto e perché quel punto è sintomo di qualcosa di più grande. Sembra che sia uno dei leitmotiv delle discussioni che ci sono state. Quindi, diciamo, la domanda ha due risvolti. La prima è che cosa è successo, la seconda è come interpretare quel frammento rispetto a tutto. Grazie Andrea, un caro saluto a tutti così numerosi e vorrei ribadire anche quello che ha detto ora Andrea circa il mio ruolo di testimone. Ho qui davanti un po' tutti i documenti del Sinodo, non solo la relazione finale, ma anche le relazioni dei circoli minori, anche alcuni interventi, eccetera. Vorrei cercare di utilizzarli proprio per la risposta a quello che Andrea mi chiede. Quindi non vorrei dare il taglio di una relazione, ma essere il testimone, ecco, di quello che è stato detto. Ora, in estrema sintesi, voi sapete che il Sinodo ha una funzione consultiva, non è un concilio ecumenico, e quindi anche all'interno del Sinodo quelle posizioni che in qualche modo hanno avuto e hanno inteso il sinodo quasi fosse un concilio con piena disponibilità della materia, effettivamente non si sono poste nell'ottica giuridica, che però appunto è chiara a volte solo ai giuristi, del potere meramente consultivo del sinodo. La relazione finale deve essere interpretata come un documento che i padri sinodali hanno rivolto al Papa. Tra l'altro, questo è stato proprio, ha costituito oggetto di richiesta di molti padri sinodali alla fine perché fosse mutato anche il titolo, tanto che il titolo porta il nome di Relazione finale del Sinodo dei Vescovi e si è aggiunto al Santo Padre Francesco, non al popolo di Dio. Non è un documento magisteriale, quindi è solo una consultazione di una rappresentanza dell'Episcopato a livello mondiale di tutto l'orbe cattolico, ma di una rappresentanza non di tutti i vescovi riuniti, quindi di una collegialità meramente affettiva. Ecco, questo tanto per chiarire anzitutto il taglio e l'interpretazione da dare alla relazione finale. Non è un rimettere al Papa scaricando barile o perlomeno in modo pilatesco rimettendo a lui il problema. È proprio questa la struttura che sempre ha il sinodo. Questa volta, certo, il sinodo si è intersecato in modo diverso perché per la prima volta nella storia brevissima e recentissima del sinodo, che è istituto post-conciliare di consultazione più veloce dell'Episcopato internazionale perché potesse rimanere lo spirito del concilio in una consultazione più veloce e più diciamo frequente dell'Episcopato internazionale, bene, in questo senso il sinodo è stato doppio, quindi due assemblee sinodali, una straordinaria ed un'ordinaria, con consultazione nell'anno che li separava degli episcopati e delle conferenze episcopali e delle università. Quindi si è sottolineato lo stile sinodale, la sinodalità diffusa in tutta la Chiesa. Però questo non ha mutato la natura giuridica del documento finale. Quanto invece alla domanda ecco, su come si inserisca il tassello dei divorziati e risposati all'interno della più ampia riflessione del Sinodo, ecco, ti ringrazio Andrea perché mi permette veramente di far capire che quello è un tassello ed è solo un frammento di un modo diverso che la Chiesa ha in questo momento storico di vedere i problemi, le ferite del popolo di Dio.
Mi piace sempre riprendere a questo proposito un'espressione che per me è stata un po' la chiave di lettura a partire dal secondo o terzo giorno di lavori sinodali e che è stata ripresa dal Papa nel discorso di conclusione del sinodo. Verso il terzo giorno, non ricordo più quale padre sinodale, in un discorso non consegnato, quindi non. A parte che sono tutti rimasti riservati gli interventi dei padri in sinodo, però mi ricordo che disse chiaramente: dobbiamo pensare alla Chiesa in questo momento storico come una Chiesa che fa un passaggio da una Chiesa di adolescenti, che è cosciente eventualmente della propria anche retaggio dottrinale, della propria storia, della propria tradizione, ma che qualche volta indulge a voler vedere puniti i propri figli che sbagliano, ad una chiesa di padri e di madri, quindi con sentimento paterno e materno, che non si scandalizza e con maturità, ecco diciamo, passaggio dall'adolescenza alla maturità, guarda i propri figli e tenta di cavarne fuori il meglio che si possono dare nella loro storia concreta. Sarà una lettura banale forse, però è stata una lente che mi ha permesso di capire come chi si poneva tanto in un'ottica di rigido conservatorismo che non sapeva argomentare nulla, quanto di innovatore se che volevano porsi in un'ottica sociologica e molto orizzontale, ebbene entrambe queste due opposte fazioni alla fine non rispondevano ad un'ottica di maturità, ma di adolescenza. Evidentemente quell'espressione è stata captata anche dal Papa, perché alla fine, nel discorso di conclusione, ci dice: significa superare le costanti tentazioni del fratello maggiore e degli operai gelosi, significa valorizzare di più le leggi e i comandamenti creati per l'uomo e non viceversa. Allora, il passaggio dall'adolescenza alla maturità della Chiesa mi sembra una chiave di lettura importante. La Chiesa in questo momento è in ascolto. Io, in una sensibilità, Andrea mi conosce, in una sensibilità di vita spirituale personale, ho più un'impostazione, come dire, più dottrinale. Sento la necessità di una risposta e di una chiarificazione ogni volta scientifica e dottrinale. E lì dentro al sinodo mi sono reso conto come però l'ottica in questo momento storico debba essere valutata con estrema attenzione. La Chiesa che quindi si mette in ascolto. E allora l'ottica dell'ascolto è la prima parte della Relatio Sinodi. La Relatio Sinodi è divisa in tre parti. Nella sostanza non è scritto, ma la ratio è questa: vedere, giudicare, agire. Vedere la prima parte, si analizza quella che è la realtà concreta della famiglia vera nella storia della Chiesa in questo momento. Giudicare, seconda parte, alla luce del Vangelo della famiglia. Terza parte, agire, la parte dove è posto il frammento dei divorziati risposati, l'azione pastorale. Ma l'ultimo frammento può essere letto solo se si incomincia a leggere il primo e la prima parte. La Chiesa in ascolto, la Chiesa che prende coscienza di quelle che sono le ferite del mondo contemporaneo. È la Chiesa matura che non si scandalizza e non si mette in modo adolescente a voler punire i propri figli, ma dice: intanto io adesso mi metto in ascolto. Quali sono? Sono molti i punti, ciascuno se li può leggere, però quelli sui quali nel dibattito, anche nei circoli minori, cioè le commissioni nelle quali ci riunivamo in base alle provenienze linguistiche, dopo la discussione in aula dei padri nella congregazione generale, i punti fondamentali che nella Relatio Sinodi sono trattati sono anzitutto una constatazione della privatizzazione degli affetti. È una questione che tocca anche l'aspetto giuridico per noi giuristi, no? La privatizzazione degli affetti con tutto quello che anche l'evoluzione degli istituti del diritto di famiglia comporta.
Il cambiamento antropologico. Questo è un punto fondamentale. In questo momento storico c'è un cambiamento antropologico, soprattutto nella incapacità dell'amore oblativo, la difficoltà appunto, dell'impegno definitivo, dell'amore di benevolenza nel volere il bene dell'altro, la difficoltà della relazione. La difficoltà delle reti di relazione. Quindi sostanzialmente un'impostazione più individualista, nel rapporto familiare tanto più esaltata. La crisi culturale, la crisi antropologica che arriva fino a proporre anche obliterazioni della differenza sessuale fino ad arrivare al punto di disgiungere la differenza biologica dalla differenza appunto di genere. Tra l'altro sulla condanna della teoria del genere il sinodo è stato convergente da qualsiasi parte, da qualsiasi nazione, continente, da qualsiasi impostazione teologica, tanto dogmatica quanto morale, è stato uno dei pochi punti sul quale c'è stata una convergenza assoluta perché si era avvisato proprio nella crisi antropologica uno dei momenti gravi della famiglia, diciamo di destrutturazione della famiglia. I problemi della evoluzione anche del concetto di procreazione, con tutta la problematica del commercio dei gameti, degli uteri in affitto, eccetera. Ora, queste sono state chiamate sfide, tanto che nel documento che poi non è stato approvato, meglio nei titoli e nei paragrafi del documento che poi sono stati modificati, erano proprio enucleati come sfide. La sfida antropologica, la sfida, la sfida, la sfida. Poi, appunto, anche nei circoli minori si è detto, ma togliamolo, sembra tutta una serie di Geremia, di Tremende, e sembra che sia una sfida continua, una rivendicazione politica nel senso della contrapposizione. E allora non sono più diventate sfide, ma di fatto sono problemi gravi. Bene, di fronte a tutte queste sfide, la più importante che si è colta nel discorso e nel confronto tra i vescovi che provenivano da tutto il mondo, e mi ha stupito vedere che questo aspetto era evidenziato anche dai vescovi africani, era evidenziato anche dai vescovi dell'Asia, era urlato da parte ovviamente dei vescovi occidentali. Ebbene, in questa serie di sfide, quella che è più rilevante a mio avviso è proprio la crisi antropologica. L'antropologia del dono in questo momento è assolutamente in crisi. Il problema è che la famiglia è essenzialmente dono, è essenzialmente una comunità di amore e quindi ecco dove si incardina il problema. E allora ecco la necessità che in questo momento ha la Chiesa di giudicare. Ripeto, prima parte vedere le magagne, la seconda parte giudicare alla luce del Vangelo, la terza agire. La Chiesa in questo momento decide di uscire e di andare in uscita e di andare quindi in ascolto di tutte queste situazioni ferite. E le situazioni ferite non sono solo quelle dei divorziati e risposati, ce n'è una. Un elenco assolutamente lungo. Ci sono le difficoltà anche dei matrimoni misti, ci sono le difficoltà nei territori dove si vive la poligamia. Ora non tratto di questi argomenti perché forse sono a noi meno vicini. A me interessa magari ora centrare appunto la questione sulla crisi antropologica. Però è la Chiesa in uscita. E allora ecco che ho visto in quei giorni anche in un modo diverso quella che è un tratto tipico del magistero di questo pontefice. Nella Chiesa in uscita, nella Chiesa che è in ascolto di tutte le ferite del mondo contemporaneo, non c'è quella solo dei divorziati, c'è quella anche di visioni parallele a quelle matrimoniali, come possono essere
la convivenza, il matrimonio meramente civile, eccetera. Ebbene, la Chiesa si pone in un'ottica di misericordia. Ma anche qui la misericordia, ho visto quanto male è interpretata da alcuni, nel senso che la misericordia viene di solito utilizzata un po' come una passepartout con occhi meramente umani. L'ottica è dell'uomo, dice vabbè, io posso fare quello che voglio perché tanto c'è la misericordia di Dio. No, il Magistero di Papa Francesco in questo momento storico mi sembra che veda le cose con gli occhi di Dio, quindi una vista, un'ottica abbastanza sapienziale, si pone in una lettura, quindi è Dio che è amore, è Dio che si pone in una condizione di prossimità, è Dio che vuole ristabilire un colloquio che si è interrotto. È Dio che si avvicina alla creatura, ma l'avvicinanza di Dio e l'avvicinarsi di Dio e quindi della Chiesa postula sempre e comunque una risposta, no, non postula necessariamente, ma richiede, sollecita una risposta di conversione. Ora, per esempio, nel documento finale, così come anche nella bolla di indizione dell'anno santo, così come anche in molti passaggi del discorso del Papa, il riferimento alla misericordia è sempre parallelo a quello della richiesta di conversione, di pentimento, di risposta a colui che ci ha amato per primo e quindi il parallelo, la parallela risposta dell'uomo. Non una giustificazione di tutto. Più volte, meno o meno cinque passaggi è ricordata la misericordia della Chiesa in uscita e della Chiesa che ascolta. E a questo proposito si è parlato molto in sinodo della pedagogia divina, cioè la Chiesa si pone in prossimità, cammina come il Signore cammina con i discepoli a Emmaus, sollecita una risposta e poi a quel punto da parte del fedele è sollecitato un cammino di conversione che ha il carattere della gradualità. Attenzione perché qui molti hanno detto ma non c'è gradualità tra bene e male, non era quello in discussione. Era in discussione il cammino di conversione. Alcuni effettivamente hanno utilizzato male il concetto conciliare di semina verbi, cioè i semi del bene, perché effettivamente è impossibile vedere i semina verbi in una mera convivenza perché in qualche modo, ove caratterizzata da stabilità, è orientata alla sacramentalità. No, nella semplice convivenza non c'è questa presenza dei seminaverbi. I seminaverbi, ad gentes, numero 11, il Concilio li utilizzava nel momento in cui tutta la creazione è inserita nella storia della redenzione e in ogni cultura, in ogni religione ci sono degli elementi di bene che concorrono alla salvezza delle persone, sono orientati comunque verso Cristo perché c'è una dimensione di orientamento cristologico delle cose create, però ciò che non è bene oggettivamente non può essere chiamato semina verbi. Allora occorre interpretare bene questo discorso sulla pedagogia divina o catechesi della gradualità. Il documento finale ci parla chiaramente di una realtà che la Chiesa ascolta, la Chiesa si fa prossima, la Chiesa assume il volto di Dio, la misericordia è Cristo stesso e accoglie intanto il cammino di fede e di conversione, di pentimento, di proposito di non peccare più, eccetera, del soggetto. Ma lo pretende fino a quello che quel soggetto in quel momento può dare. Però è detto chiaro che nella catechesi e nell'accoglienza si deve portare alla progressiva conoscenza, alla retta coscienza che giudica, appunto, che permette di giudicare ciò che è bene e male, e quindi la tensione verso la dimensione della pienezza sacramentale. Bene, in questo ascoltare, vedere,
in questo giudicare alla luce del Vangelo. E vi invito a leggere la seconda parte della Relatio Sinodi perché è bella e gioiosa. Propone la dottrina della Chiesa tradizionale sul matrimonio e la famiglia, ma esaltando questa nuova entità ecclesiale che è la famiglia. Bene, vedere, giudicare e si va verso l'azione. L'azione è quella di un padre e madre mature che portano a compimento secondo la catechesi della gradualità. In tutto questo, quindi l'ascolto delle ferite, la misericordia che postula però una risposta, la ricerca dei semina verbi, cioè i semi di bene che sono nascosti in ogni retta intenzione, la coscienza retta, cioè che è formata in base a quella che è la legge di Dio e la norma morale. In questo ambito si è collocata anche la questione dei divorziati risposati, come una delle tante ferite della Chiesa. Devo dire che qua si sono giocate varie posizioni. È innegabile dire che ci siano stati degli scontri, però nessuno di coloro che si sono posti in un atteggiamento di chiusura e di pregiudizio nei confronti dell'altra parte e di secco integralismo ha prevalso, né coloro che non hanno saputo difendere le posizioni dottrinali tradizionali e si sono arroccati dietro a voler ribadire principi che sono, grazie a Dio, rimasti non messi in discussione, né coloro che invece hanno voluto dare un'impostazione meramente sociologica dell'inclusione fine a se stessa, un'impostazione molto orizzontale, per nulla soprannaturale, che non sapeva dialogare con l'altra parte. Quindi, così come chi aveva un'impostazione oggettivista continuava a ripetere che il matrimonio è indissolubile, e viva Dio, grazie a Dio, nessuno l'ha messo in discussione, e che immagini di Cristo, dell'unione di Cristo e della Chiesa, senza capire che nella domanda dell'altro ci poteva essere un errore dottrinale, magari, ma che sottintendeva una richiesta di approfondimento, perlomeno, e l'altra parte, a volte invece su posizioni troppo sociologiche, la cosiddetta pastorale dell'inclusione, quasi si trattasse di una questione politica di classe che era da recuperare appunto l'inserimento o la reintegrazione dei divorziati risposati nella comunità. In realtà andavano approfonditi alcuni argomenti di natura teologica, ecclesiologica e di teologia morale. Vi dico allora da dove si è partiti, qual è un po' l'ambito da che si è approfondito, perché ci si è resi conto che queste persone ferite vengono a chiedere magari una soluzione errata, ma pongono un problema che epidermicamente esse avvertono e che a volte qualcuno può avvertire come ingiusto. Ma come assolvete chi magari si è macchiato di un assassinio e quindi anche lì siamo di fronte ad una irreparabilità, no? Del danno, tra virgolette, e non invece chi magari ha ricostituito la famiglia. E così tutta una serie di casuistiche tremendamente, come dire, complesse. Si voleva recuperare dal caso concreto e dalla casuistica concreta il principio generale, e questa è già l'impostazione, non aveva assolutamente senso. Chi è riuscito, diciamo, ora ce n'è traccia qua e là nella Relatio Sinodi, però per esempio, ci sono tre punti fondamentali che andavano chiariti. Nella teologia eucaristica è sempre stato chiaro che l'accesso all'Eucaristia sia concesso a coloro che sono in grazia di Dio. Prima domanda che io stesso ho posto nel circolo minore. Ma siamo in materia disponibile oppure no? Cioè, Stai volando altissimo, puoi intervenire un secondo.
Sì. Cos'è la materia disponibile? Abbiamo per me, non so se tutti sono assolutamente. Sì, allora, qui si trattava di chiarire. Quindi fuori altri documenti preoccupa questo? No, stavo cercando solamente. La materia disponibile. Allora, no, stavo cercando un documento, stavo cercando. Che faccio una domanda, ti rifo un altro libro, comincio a preoccupare. No, 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 adesso era per semplificare. Allora, perché la Chiesa ha la posizione del rifiuto dell'Eucarestia ai divorziati e risposati? Per due motivi. Uno di tipo simbolico, sacramentale, l'altro appunto di natura morale. Allora, c'è un documento che a molti è noto, che è del 1994, della Congregazione per la Dottrina della Fede, a firma Ratzinger, il quale chiarisce che i divorziati risposati, appunto, sono sì corpo di Cristo, però, attenzione, leggo testualmente, la Chiesa è il corpo di Cristo e vivere nella comunione ecclesiale è vivere nel corpo di Cristo e nutrirsi del corpo di Cristo. Ricevendo il sacramento dell'Eucarestia, la comunione con Cristo capo non può mai essere separata dalla comunione con i suoi membri, cioè con la sua Chiesa. Ricevere la comunione eucaristica in contrasto con le norme della comunione ecclesiale è quindi una cosa in sé contraddittoria. Cioè qui, in definitiva, e in estrema sintesi, qual è il punto? Il punto è che il corpo di Cristo, che è la Chiesa, corpo di Cristo, ne parlavamo prima, corpo di Cristo vero e corpo di Cristo mistico, San Paolo passa indifferentemente da corpo di Cristo che è la Chiesa al corpo di Cristo sacramentale, e allora ci si chiedeva, anche in sinodo, ma chi fa parte del corpo di Cristo che è la Chiesa, corpo di Cristo, perché non può accedere al corpo di Cristo sacramentale? La risposta della Congregazione, che fa seguito ad una tradizione della Chiesa, ci dice che non può accedere perché in pratica ha rotto la comunione all'interno della Chiesa, la rotta con il coniuge e la rotta venendo meno ad una legge di Dio che è quella della intangibilità e indissolubilità del matrimonio. Altro aspetto, l'aspetto più morale, cioè l'accesso all'Eucarestia è per coloro, è per, diciamo, ha un carattere premiale, tra virgolette, scusate la brutalità di questa espressione, cioè concesso a coloro che sono in grazia di Dio. Anche qui c'è un fondamento scritturistico importante, che è quello che è di Corinti 11. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore, ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice, perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. Quindi, da un lato, la rottura obiettiva della comunione con la Chiesa e con il coniuge, dall'altro, un concetto di indegnità morale a ricevere l'Eucaristia sulla base di questa tradizione. Bene, si pongono allora vari problemi. Il primo, l'accesso all'Eucaristia in stato di grazia è una questione meramente disciplinare oppure no? Cioè una legge meramente ecclesiastica oppure di diritto divino? E quindi se è meramente ecclesiastica la possiamo cambiare e quindi è nella disponibilità della Chiesa oppure no? Perché se è di diritto divino evidentemente non se ne dovrebbe discutere, cioè dovrebbe essere non disponibile. Se invece è disciplinare può essere soggetta ad un mutamento. Primo aspetto. Il secondo, quello della, appunto, l'aspetto sacramentale.
Che il matrimonio sia indissolubile, come io dico sempre a chi mi conosce, è una delle poche cose arcichiarissime del Vangelo. I farisei più volte sollecitano Gesù, ma in principio, cioè meglio, Mosè ci dette il libello del ripudio, eccetera, eccetera, lui ridice no, ridice no, ridice no, finché alla fine dice, insomma, in principio non fu così. Mosè permise il libello del ripudio solo per la durezza dei vostri cuori, ma adesso, come dire, io restauro la legge antica, cioè la legge prima della decadenza del peccato, quindi non osi l'uomo separare ciò che Dio ha unito. E allora, se il matrimonio è indissolubile, come considerare le seconde nozze civili? Evidentemente ammettere all'Eucaristia significherebbe che comunque la Chiesa legittima la seconda coabitazione, non riconosce le seconde nozze come valide, che non sono certamente nozze valide in ragione della indissolubilità del matrimonio, ma sono perlomeno nozze, o meglio, scusate, la coabitazione, la mera coabitazione diviene lecita per evitare ingiustizie superiori. Classico caso di chi ha costituito da molti anni una nuova famiglia con figli e quindi ha dei doveri morali da rispettare anche nei loro confronti e che quindi dai quali non può recedere. E allora, ripeto, come considerare le seconde nozze, o meglio la seconda coabitazione? Lecita? La questione si apre verso il problema morale, quindi. La questione si apre verso il problema morale nel momento in cui si dice benissimo, consideriamo la seconda coabitazione lecita, anche se fino adesso ritenuta adulterina, ma come risolvo la questione del primo matrimonio indissolubile? Perché vedete, se noi diciamo che la seconda coabitazione è adulterina, dal problema non se ne esce più. Se diciamo che è lecita, di fatto rendiamo lecito quello che è sempre stato considerato adulterio. Allora, che via prendere? La via che si è presa è quella di un approfondimento morale. Cioè, si è detto, cerchiamo di dare dei criteri di approfondimento al soggetto perché questo sia in grado di dare una risposta a se stesso, sollecitato da una Chiesa che va in ascolto, da una Chiesa che mostra un volto non di condanna, diamo alcuni criteri. Criteri, per esempio, l'imputabilità. C'è una imputabilità morale? Nei singoli casi non è la stessa. Vado al numero 85, che è il famigerato numero 85. Recuperiamo qualche cosa del Magistero della Chiesa che sino ad ora aveva indicato questi criteri. È citata infatti Familiaris Consortio 84. Sappiano i pastori che per amore di verità sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'unione dei figli, dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio irreparabilmente distrutto non era mai stato valido. Quindi si è incominciato a parlare un sinodo di discernimento, di prudenza. È cominciata a circolare questa impostazione, adesso ho qui alcuni interventi, ma forse non c'è tempo di prenderli in mano, discernimento e prudenza, esame di coscienza, foro interno. Viene citato il problema della imputabilità soggettiva ed ecco l'enorme dilemma che ha tanto arrovellato i padri. Il giudizio su una situazione oggettiva
non deve portare ad un giudizio sulla imputabilità soggettiva. Ora, questa frase è citata da uno... Ecco, questa frase, cioè sul fatto che la situazione oggettivamente adulterina non deve portare ad un giudizio sulla imputabilità soggettiva, cioè sulla colpa che uno ha nell'avere posto in essere una situazione che oggettivamente è contro la legge di Dio, è un problema che ha rovellato i padri, cioè la distinzione tra dimensione oggettiva della legge morale, della legge di Dio, e la valutazione soggettiva, caso per caso, di quanto ci sia colpa personale, quindi piena vertenza e deliberata coscienza, nell'avere posto in essere una situazione dalla quale non si riesce più ad uscire. Quella citazione lì è fatta dalla lettera del Pontificio Consiglio del 2000, cioè una lettera che chiudeva completamente all'accesso di divorziati e risposati, quindi non da una lettera morbida, scusate, da una interpretazione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del 2000, quindi non da un'interpretazione evidentemente morbida. Si parla, dice, pur sostenendo una norma generale, è necessario riconoscere che la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. È riaffermato più volte che queste situazioni ostacolino, e lo si dice chiaro, la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa. È detto più volte che si tratti di una situazione lontana dalla legge di Dio. Infinite volte è trattato in maniera gioiosa e propositiva e antropologica la proprietà affermata naturale della indissolubilità, ma si dice che occorre discernere, occorre scendere in caso per caso. Allora, recupero quanto detto all'inizio, così ecco perché il tassello si inquadra in tutto un enorme... questo lungo discorso che ho fatto. Perché la Chiesa in uscita va in ascolto delle situazioni ferite che chiedono un coinvolgimento della Chiesa, e la Chiesa come genitore maturo e non adolescente se ne deve far carico e deve ascoltare. È inutile prenderci in giro su questo punto. La valutazione poi di quanto di bene ci sia in quella situazione, di quanto male, e cercare di portare quella situazione al massimo di bene che può dare. In quella circostanza concreta. Il volto della Chiesa è il volto della misericordia, ma non è la giustificazione che quella situazione sia secondo la legge di Dio. No, si dice che lì c'è una situazione contrastante con la legge di Dio, che è sicuramente una situazione lontana, pur tuttavia, si dice, bene, io ti presento il mio volto di misericordia, tu come rispondi? Rispondi con un cammino di conversione, con un cammino di discernimento, con un cammino di chi si mette in discussione e si interroga sulla propria imputabilità, cioè sulla propria colpa nell'aver creato una determinata situazione, o no? Sul proprio senso di giustizia nei confronti del precedente coniuge, o no? Sulla riparazione eventualmente dell'ingiustizia oppure no. In alcuni casi dove non ci siano situazioni moralmente doverose si può anche parlare, certo, di risoluzione del rapporto nuovo, ma in altri casi ci sono doveri morali confliggenti, appunto nei confronti eventualmente dei nuovi figli. E come far fronte a questa cosa? Beh, intanto il Sinodo ha dato questo messaggio, intanto si faccia un approfondimento, un esame di coscienza, un cammino di conversione. Poi, alla luce di questo, potranno essere rimossi alcune delle forme di esclusione fino ad oggi praticata in ambito liturgico, pastorale, eccetera, come lettore, accolito, padrini, madrini,
padrini e madrine e membri del consiglio pastorale. Anche questo è detto alla fin fine. Questa è l'unica forma che è esplicitamente ammessa di eventuale rimozione di forme di esclusione sino ad ora praticate. Ma anche queste, che sono ricordate nell'84, deve tener conto dell'esempio che queste persone possono eventualmente dare. Cioè si dice più in due punti si parla dello scandalo, evitando ogni occasione di scandalo. Quali conseguenze ha questa relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli? Quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio? Quindi queste persone non è che possano rivendicare, come dire, un proprio coinvolgimento, per esempio essere padrino e madrina. Nella versione che era stata proposta di alcuni emendamenti c'era l'aggiunta di un emendamento che diceva tenuto conto del bene prioritario dei bambini o dei ragazzi, cioè nel senso che non è che per includere a tutti i costi il divorziato e risposato io mi devo far fuori l'educazione religiosa del bambino figlioccio del divorziato risposato, la priorità è l'educazione religiosa del bambino o del ragazzo della cresima. E allora si potrà concedere questa forma di accesso a chi effettivamente avrà compiuto quel discernimento, quel discernimento. Poi a quel punto che cosa si può fare di più? Cioè si è fatto poco, ci si è spinti fin dove la Chiesa si poteva spingere in questo momento, non in un'ottica politica, ma in un'ottica di semplice interrogazione sulla verità delle cose. Cioè, la questione qual è? La questione è che oltre il discernimento, oltre l'approfondimento personale, in questo momento il Sinodo non ha saputo e non ha potuto approfondire di più né dal punto di vista teologico né dal punto di vista della morale. Chiediamo se qualcuno ha qualche domanda, perché l'argomento è molto complesso, però vorrei che fosse percepita la lente, l'ottica con la quale sono da leggere tanto i lavori sinodali quanto anche le soluzioni che sono state prospettate al Papa. Devono sentire che abbiamo una laurea per... No, sto scherzando, dicevo che... Avete visto che avete detto che avevo anche un lavoro sul serio? Prego! Prego! Adesso io parlo da figlio, quindi non ho meno ancora una situazione, però il tema che mi ho preso a casa con i miei genitori e i miei fratelli era questo, che oltre a parlare della famiglia, quindi di quello che c'è all'interno della nostra famiglia, anche tra di noi molte volte, molto spesso, c'è una questione di un'educazione anche al costruire magari domani la propria famiglia, ognuno nel suo aspetto. E questo secondo me è una cosa molto importante, perché oltre ai genitori a educare i figli e insegnare queste cose, insegnarli anche a poter domani, oltre a parlare di educazione, stiamo parlando appunto della famiglia, anche a prendere con maturità, con saggezza e con anche con i giusti tempi quella che è un percorso che può essere quello familiare o qualsiasi altro percorso o sacramento che insomma, è presente. E volevo appunto chiedere se era possibile, magari dal punto di vista del Sinodo o della sua opinione in riferimento a tale. Grazie. Se posso, qualche altra domanda? Vediamo se ne raccogliamo. Beh, allora salto sul carro io, nel senso che proprio nel filone che ha inaugurato l'intervento, tu hai inquadrato il problema per poi venire anche al tassello da cui siamo partiti, dicendo che
la Chiesa ha mostrato un'enorme preoccupazione per il tempo presente, per i dilemmi nei quali ci troviamo, no? In questo senso, molto realisticamente, tu dicevi qual è la modalità con la quale si può condurre qualcuno nella circostanza in cui egli si trova a fare la migliore esperienza, no? L'esperienza più utile per la sua vita che è possibile, nel rispetto della verità. Mi sembra che la domanda che proviene dica anche: ma dov'è la ripresa? Dov'è che si è, esatto, dov'è che si esce, com'è che si esce da questo contesto? Si è posto il problema del sinodo, perché evidentemente la risposta al divorziato, si capisce da quello che tu dici, che la risposta, la domanda si può darla come al divorziato risposato, parte dall'esperienza di un fallimento. E tu dici c'è una temperie culturale che ha determinato l'antropologia tale per cui è comprensibile che accada, non si giustifica, ma si capisce che ci sono delle enormi difficoltà. La risposta non è la risposta a sì o no si può dare la comunione al divorziato risposato, non è una risposta a questo problema, cioè al problema che ha generato quella situazione. Quindi, riprendendo la domanda che è stata fatta, che mi sembra molto, molto ragionevole, se il sinodo si è posto il problema di dov'è che si può riprendere le fila di un percorso veramente umano. In un certo senso tu l'hai detto dicendo: in questo momento storico, quello che ci è richiesto è il discernimento. Quindi, qual è la posizione adeguata che la Chiesa vede non solo per essere un ospedale da campo, ma per evitare le ferite per quanto possibile, per citare. Posso chiedere una cosa? Ma cosa intendete per discernimento? Io so cosa vuol dire, ma cosa intendete in questo caso? Cosa intendete per discernimento? Io so cosa vuol dire, però vorrei capire cosa intendete. Allora, no, non mi chiedete che cosa intendo io. Io ripeto, voglio essere voce di quello che è stato Sì, detto ok. al Sinodo, perché sennò già è complicata la materia in questo momento. Allora, rispondo prima alla domanda propositiva, ecco. È la seconda parte, ed è la luce della seconda parte del documento che si deve leggere in parte, cioè il giudicare alla luce del Vangelo della famiglia, quello che in qualche modo il Sinodo e la Chiesa propongono circa una riscoperta, una sorta di nuovo umanesimo. Nuovo umanesimo in questo senso. Le sfide sono quelle che ho ricordato prima, le crisi sono quelle che ho ricordato prima. Nella prima parte della Relazio Sinodi sono state prese in considerazione, la Chiesa si è posta in ascolto. Bene, la famiglia è uno dei luoghi dove questo nuovo umanesimo può ricominciare. Un luogo dove in pratica riparte l'antropologia dell'amore, un luogo dove ripartono le relazioni di prossimità, la congiunzione tra le generazioni, dove riparte il senso della interrelazionalità e, ripeto, dell'antropologia del dono. Questo è stato ritenuto essere un elemento valido in ogni cultura. Questo è stato essere un elemento valido in ogni cultura. Poi dopo arriverò alle proposte concrete di pastorale giovanile, pastorale familiare e quant'altro. Però la cosa bella, a livello adesso generale, è che i vescovi di qualsiasi continente, e per me in modo inaspettato anche di quelli che hanno contatto più frequente con le altre confessioni religiose, a tal punto che spesso i matrimoni sacramentali sono una minoranza perché non si riesce a fare battezzato più battezzato uguale sacramento, per il semplice fatto che ci sono un gran numero di matrimoni di mista religione, cioè con non battezzati, e quindi non si tratta di matrimoni sacramentali. Ebbene, ciò nonostante, tutti hanno chiesto la riaffermazione chiara di quella che è sì la dottrina della Chiesa sul matrimonio e quella che è anche l'antropologia del dono, anche in contesti dove. E col concetto di amore coniugale, forse pensavo fosse più sfocato, dove
dove ci sono i matrimoni combinati, dove non c'è la pari dignità uomo-donna, eccetera. Ciò nonostante mi sono reso conto che a tal punto era richiesta questa dimensione che nel documento finale è comparso più volte anche con l'espressione di matrimonio naturale, proprietà naturali, eccetera, che poi hanno avuto un arricchimento nel concetto di, era il 37 se non sbaglio, di, eccolo qua, germi del verbo, occorre comprendere la novità del sacramento nuziale in continuità con il matrimonio naturale delle origini, basato sull'ordine della creazione, e quindi il matrimonio e l'antropologia del dono inserita nella creazione, nella differenza sessuale e nella ordinazione alla prole, nella unità ed indissolubilità, eccetera. Anzi, la convergenza intorno alla stabilità tra un uomo e una donna feconda è stata individuata come elemento appunto della creatura, creaturale o naturale, utilizzato, diciamo che il naturale vede ora una maggior fecondazione del concetto di creatura, ma non mi inserisco ora in un argomento così complesso, è tutto in vista di Cristo, tutto in un'impostazione cristologica, anche in culture lontane. Quindi, riprendendo le fila del discorso, la famiglia è luogo dove si può, attraverso il quale si introduce e ci si introduce in un nuovo umanesimo e si possono recuperare gli elementi appunto dell'antropologia del dono, si può reinterpretare, ecco, in un'ottica più feconda le relazioni umane. Le ferite ripartono, diciamo che la famiglia è antidoto ritenuto sempre efficace, non è una struttura vecchia, obsoleta o comunque sorpassata, non è passato il messaggio di famiglia tradizionale, la famiglia è tuttora considerata come una dimensione valida ed è un nuovo soggetto. Diciamo che famiglia come chiesa domestica è sempre comparso nei documenti del Magistero, però la famiglia come entità ecclesiale è esaltata in maniera, con un linguaggio anche nuovo, come nuova entità, come nuovo soggetto. La dottrina della Chiesa ha sempre insistito molto sul matrimonio, anche un po' il diritto di famiglia, no? Eccessivamente centrando la questione sul matrimonio in quanto tale. Adesso la famiglia, ecco, ci sono alcune espressioni bellissime del sinodo. La Chiesa è un bene per la famiglia, la famiglia è un bene per la Chiesa. Famiglia come chiesa domestica e chiesa come famiglia di Dio, il tutto inserito come una vocazione, la vocazione alla famiglia. L'uomo e la donna come coppia, immagine di Dio. La chiesa e la parrocchia come famiglie di famiglie. E la cosa che è stata molto esaltata è la necessità che le famiglie superino una sorta di introversione ecclesiale. Cioè, non solo il soggetto famiglia costituito dai genitori e dai figli, ma deve essere recuperata una dimensione comunitaria della famiglia, anche per un reciproco sostegno in caso di difficoltà affettive, difficoltà economiche, l'importanza dei movimenti o delle associazioni in questa rete di famiglie che si sostengono. La famiglia, appunto, dicevo, la parrocchia come famiglia di famiglie, le relazioni di prossimità così difficili in una realtà sociale di grande mobilità che debbono essere recuperate. La pastorale familiare, ecco, da lì ci si accorge che in questo momento la famiglia deve essere anche soggetto di evangelizzazione perché poi possa essere in missione. In un tempo nella famiglia ci si educava ai valori della fede, ora necessariamente la Chiesa si deve far carico anche della evangelizzazione della famiglia. E quindi addirittura si è proposto, è presente nel documento, un specifico ministero dedicato a quelle che sono
le difficoltà familiari, all'accompagnamento delle famiglie, alle istituzioni ecclesiastiche a misura di famiglia e di bambino, si dice, a misura di bambino. E poi, ecco, quindi l'evangelizzazione, la cura pastorale della famiglia in quanto tale come soggetto e la cura pastorale della formazione dell'affettività umana, fin dall'adolescenza, perché ci si è resi conto che proprio nella formazione dell'adolescenza, effettiva dell'adolescenza, possono essere i germi di quella intolleranza, di quella immaturità psicoaffettiva che compare dopo. Il ruolo della donna in tutto questo è chiarissimo, anche la formazione dei chierici e dei presbiteri, che deve essere integrata da un contatto costante con le famiglie, non solo con la propria, che potrebbe anche essere una famiglia ferita, per cui alcuni padri sinodali dicevano: ma alcuni miei seminaristi alla fine settimana non tornano a casa perché opererebbero un regresso e vivendo una famiglia ferita. Ma inserimento invece in famiglie che vanno preparate, dice il documento del Sinodo, e si parlava anche in Sinodo, vanno proprio preparate in ogni comunità parrocchiale perché sappiano essere di esempio, sappiano entrare in comunicazione, a volte anche esperienze di piccole comunità di famiglia. Il ruolo della donna sempre più presente anche nella formazione affettiva dei presbiteri. Questo è un cenno che si fa perché sono cose che non sono chiaramente state scritte nel documento finale, ma la maggior parte delle richieste di dispensa dagli oneri sacerdotali in questo momento storico è proprio fondata su problemi di affettività dei presbiteri. E non parlo problemi di affettività nel senso che hanno preso una sbandata per una donna, parlo di problemi di maturità affettiva a 360 gradi, di formazione del tessuto proprio dell'affettività personale. Quindi un nuovo umanesimo in questo senso, la famiglia recuperata come soggetto nel quale diciamo, si riacquisisce tutta una ricchezza umana, antropologica, l'antropologia appunto del dono, di affettività, eccetera, come punto dal quale ripartire, quasi come strumento, no? A disposizione della Chiesa che diventa famiglia di famiglia, di famiglie e Chiesa stessa come famiglia di Dio, appunto per ricostruire l'uomo ferito in questo momento, quasi fosse veramente il centro in questo momento dell'attività pastorale della Chiesa e dell'attenzione che la Chiesa deve avere in questo momento storico. Questa mi è sembrata una visione molto propulsiva, molto bella, molto, diciamo, anche feconda. La seconda parte della Relatio Sinodi è veramente feconda, è veramente invita veramente a confrontarsi con il Vangelo della famiglia, anche l'espressione stessa, Vangelo della famiglia, non parola di Dio in quanto tale, che lo è evidentemente, ma quasi come la parola di Dio avesse riservato un ruolo particolare alla famiglia, all'istituto familiare. Quanto invece alla domanda che lei mi poneva, si è utilizzato il senso del discernimento, della virtù, della prudenza, eccetera, il senso era questo, di voler cercare una cognizione, una presa di coscienza da parte dei soggetti che vivono in una condizione obiettivamente contro la legge di Dio, una presa di coscienza intanto sulla propria storia, che spesso non c'è. Cioè una presa di coscienza della propria storia personale, del ruolo della volontà, del ruolo eventualmente di una piena avvertenza e deliberata coscienza e quindi della colpa, una rilettura sapienziale della propria storia formata a seguito di un giudizio della retta coscienza. Ecco, vi devo dire che su questo punto, sul concetto di retta coscienza, si è molto discusso e fino al venerdì notte era in discussione un passaggio un po' particolare della Relatio Sinodi, il numero 63, che vedete
tra l'altro ha uno stacco in mezzo senza un'altra numerazione, parla di un altro argomento che è sostanzialmente l'umane vite, quindi la procreazione responsabile, e poi dopo si infila a parlare di coscienza. Ecco, lì si distingueva tra coscienza soggettiva e norma oggettiva. Era una frattura effettivamente contraria alla dottrina della Chiesa e alla teologia morale, perché non teneva conto del concetto di retta coscienza, così come anche i documenti conciliari esprimono al numero 60, la Gaudium Spes al numero 16, quando si parla di coscienza. Sì. Come retta coscienza, no, perché ormai questo numero l'ho sentito ridondantemente tornare, retta coscienza come coscienza formata alla luce del Vangelo, non come giudizio soggettivo personale sganciato dalla norma, completamente dalla norma oggettiva o dalla legge di Dio. Quindi, retta coscienza, ecco, con una retta coscienza formata per saper leggere nella propria storia personale e discernere ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Alla luce di questa retta coscienza e a questa richiesta si richiede una risposta, quindi la misericordia interpella l'uomo che risponda. Ecco perché dico la lente di molti che dicono la misericordia, il Papa esalta la misericordia. Sì, ma il Papa esalta la misericordia, ma la misericordia è nell'ottica di Dio e della Chiesa, dell'amore gratuitamente donato, è Cristo stesso dove si riuniscono il concetto di verità e giustizia, scusate, di misericordia e giustizia, come è la misericordia l'oltremisura della giustizia, ma comprende la giustizia, ciò che è bene e ciò che è male. Quindi non è che obliteri la giustizia, e sollecita una risposta del fedele. La risposta del fedele intanto in questo momento storico è stata, può essere appunto fatta solo con una valutazione sulla propria storia personale. Non è che si sia, alcuni parroci mi hanno detto, ma ci avete scaricato quasi, io non avevo neanche diritto di voto, sulla nostra schiena la croce di dover discernere caso per caso. Dico, beh, allora, abbiamo parlato di famiglia, abbiamo parlato di responsabilità e di chiesa in uscita. Allora, nelle famiglie ci sono dei padri e delle madri, appunto, non adolescenti, che si fanno carico dei propri figli. Nel documento è bellissimo vedere i tratti di tenerezza con i quali si parla delle famiglie con i figli portatori di handicap, con i quali si parla dei figli con di disabilità, difficoltà varie. Quindi, responsabilmente si fanno carico dei figli così come storicamente sono, non come sono nell'iperuranio. Voi siete padri spirituali, lo avete scelto anche per vocazione e dovete aiutare al discernimento secondo, quindi, la retta coscienza, come sacrario dove risuona la voce di Dio e confronto tra la propria storia personale e quella che è appunto la volontà di Dio. Bello vedere che molti religiosi hanno proposto, in maniera un po' esagerata a mio avviso, di leggere la vocazione matrimoniale in parallelo con la vocazione religiosa, ma non per mettere una cotta agli sposi, come dico io, no? Perché alcuni avevano proposto addirittura per il coinvolgimento delle donne alcuni ministeri femminili, quali il diaconato, e dicevo, bravi, così per voler fare le cose nuove non facciamo che mettere la cotta, cioè quel vestito clericale che si mette sopra la tonaca, la cotta ai laici, e così li si clericalizza, e con quello si dice che li abbiamo inseriti nel contesto ecclesiale. Non è quello il punto è che ci deve essere un vero, appunto, coinvolgimento. Va bene. Ok, no, scusate, ma teoricamente la dottrina antica vorrebbe che chiudessimo, ma mettendoci in ascolto c'è chi ha chiesto la parola molti minuti fa. Gli facevo una domanda, prego. Una domanda veloce e una risposta veloce.